Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è giovedì 21 ottobre 2021 e so che in questi giorni vi sto un po' riempiendo di vlog, ma ho tante cose da farvi vedere, vi voglio portare con me a fare tutte queste belle cosine che sto facendo in questo periodo e anche perché so che è una tipologia di video che guardate volentieri, che vi piace, che vi tiene compagnia e quindi io sono super felice di farla anche perché a me aiuta e accorcia un sacco i tempi, ovviamente. Mettermi lì e registrare un video dall'inizio alla fine è più, diciamo, impegnativo e occupa più tempo rispetto a un vlog. Comunque, oggi inizio il vlog che è l'una e mezza, circa le due. Sono tornata da qualche minuto da scuola. Fortunatamente ci è venuto a prendere il fidanzato della Charlotte, quindi ci siamo scansate l'autobus e sono già arrivata a casa. E oggi pomeriggio ho due cosine da fare importanti, ovvero la prima è andare a fare le nuove unghie, ve l'ho detto nello scorso vlog. Sono da rifare assolutamente, non solo per la ricrescita, ma anche perché in questo dito mi manca un'unghia. E poi l'altra cosa da fare è andare in scuola guida a ritirare finalmente il foglio rosa, quindi poi attaccheremo anche le P sulle macchine, sia quella di mia madre che quella di mio padre, in modo che poi potrò usare tutte e due per esercitarmi alla guida. Prenoterò anche le prime guide e quindi vi giuro, non vedo l'ora. Tra l'altro, cosa stupenda, è finalmente arrivato il pacco di Shein che ho ordinato circa 2 settimane fa, più o meno. Comunque, a me i pacchi di Shein più o meno ci mettono sempre 2 settimane, 10 giorni lavorativi. Penso che questa volta, tra l'altro, il pacco tra tutte le volte in cui ho ordinato da Shein è il pacco più grande in assoluto. Non so se si riesce a capire dal video, ma è veramente enorme. Cioè, fate conto che questa è la mia mano, è proprio bello bello grande. E dopo ovviamente lo aprirò per vedere se c'è tutto, se manca ancora qualcosa. E intanto rifaccio il letto perché stamattina l'ho lasciato in disordine molto male. Allora ragazzi, sono le 3:20, io ho finito di mangiare, il mio pranzo è stato una fantastica tazza di latte con i cereali della Nesquik e adesso sono qui che mi devo iniziare a preparare perché appunto devo andare in scuola guida e alle 5 ho anche l'appuntamento con l'estetista. Tra l'altro ho anche già provato tutte le varie cosine che mi sono arrivate di Shein e vi posso garantire, ragazzi, lo sto dicendo, segnatevi questa data, che questo è il pacco con le cose più belle in assoluto, o almeno a mio parere sono le più belle, rispecchiano ora come ora al 100% i miei gusti, non c'è una cosa che non mi piaccia, che non mi soddisfi. Ho praticamente azzeccato le taglie di tutto, quindi sono veramente molto contenta. Adesso finisco di mettere a posto e poi vado in scuola guida e poi dopo appunto a fare le unghiette. Ancora non so come farle, infatti cercherò qualche ispirazione su Pinterest. Ho visto solo una foto che mi piaceva, però adesso guardo un pochettino meglio, anche perché io parto sempre con un'idea, poi quando arrivo là cambio totalmente, quindi comunque mi cambio e poi andiamo. Mi sono preparata, ho messo la nuova felpa di Shein, una delle nuove felpe, borsettina bianca, ho messo i pantaloni che avevo oggi con le Air Force e sto aspettando che mia madre si prepari per andare appunto all'autoscuola a ritirare questo benedettissimo foglio rosa. E intanto sono qui su Pinterest a dare un'occhiata alle unghie che potrei fare. In realtà l'altra volta ho detto che la volta successiva, quindi questa volta, avrei fatto il baby boomer o comunque il French, qualcosa di molto neutro, solo che mi sa che come l'altra volta la ragazza non ha il gel perché l'aveva finito e forse non le è ancora arrivato, non lo so. Quindi, nel caso non abbia il gel adatto per fare appunto il French Baby Boomer, devo cercare qualcos'altro. La cosa che per adesso mi piace di più è una roba del genere, però appunto serve sempre il gel per fare la base. Non lo so, nel caso ce l'avesse faccio una cosa così, altrimenti devo cercare qualcos'altro. Non lo so, sinceramente. Non c'è niente che mi entusiasmi particolarmente. Ho tipo una roba del genere, con le unghie tutte diverse così, molto carina, però ovviamente lucide perché ho paura che si rovinano subito. Oppure non saprei proprio, vi giuro, non ho idee questa volta. Vado a prendere il foglio rosa e nel tragitto in macchina ci penso. Eccomi qua ragazzi, sono tornata a casa, sono ormai le 7, mi fa sempre molto ridere che ci metto più tempo praticamente a tornare a casa che a fare le unghie perché sono dovuta tornare con l'autobus. Comunque, ho fatto le unghiette nuove e sono queste qui, eccole qua.
ho deciso di fare praticamente una specie di French, colorato ovviamente, poi l'anulare e il medio, semplici, e il medio ha anche un cuoricino. Eccolo qua. Vi giuro che dal vivo sono meno accese di quanto sembrano in fotocamera, nel senso sono un bel marrone. Forse tornando indietro farei un marrone un po' più scuro, perché questo oltre a essere abbastanza chiaro è anche abbastanza aranciato, mentre forse lo farei un po' più freddino, per il semplice fatto che secondo me si abbina meglio con la mia carnagione, però vabbè, insomma mi piacciono un sacco anche così. Fatemi sapere se vi piacciono come sempre sotto nei commenti. Tra l'altro su Instagram ho una cartella dove metto tutte le unghie che faccio ogni mese, quindi se vi va di prendere ispirazione andate lì, anche perché ci sono stili molto diversi tra loro. Devo dire che cambio molto spesso stile delle unghie, quindi se vi va andate a cercare e a scovare qualcosa lì. E prima di andare a fare le unghie, come ho detto, sono passata in scuola guida. Ho ritirato il mio foglio rosa, che vabbè non vi faccio vedere semplicemente perché ci sono tutti i miei dati, ma è stata veramente una cosa emozionante, nel senso che era veramente un sacco di tempo, mesi e mesi, che immaginavo quando avrei avuto il foglio rosa, e finalmente adesso ce l'ho, quindi sono super super contenta. Mi ha dato anche i moduli da studiare, perché ci sono tipo due moduli da studiare per l'esame di guida, cioè alcune cose da sapere. Poi ho anche prenotato le prime guide. Sono un po' delusa da queste prime guide perché sono un po' in là, nel senso che il primo posto era il 15 novembre e oggi è il 21, quindi devo dire che manca un bel po'. Però in compenso ne ho prenotate tre, infatti ne avrò una il 15, una il 17 e l'altra il 19, a distanza di 2 giorni l'una dall'altra, 3 in una settimana, però purtroppo manca molto. Ho stampato le due P, però ho scoperto che la macchina di mio padre è in officina, quindi andremo ad attaccare solo una P nella macchina di mia madre. Ho già preso le chiavi, che tra l'altro poi la macchina di mia madre sarà anche la macchina che guiderò quando sarò patentata, perché la macchina di mio padre ha una cilindrata troppo alta e quindi se non ne ho patentata non la potrò guidare, però la posso guidare quando ancora non ho la patente. Ho preso anche lo scotch, chiavi prese, direi che possiamo andare. Allora ragazzi, tralasciate la posizione un po' scomoda, ma non importa, giusto per immortalare il momento. Spero che non passi nessuno dei miei vicini. Ok, scotch applicato, lo metto qui. Eccola qui, non so quanto si possa vedere, però l'ho attaccata. Allora ragazzi, eccomi qua, già impigiamata e struccata. Mi sono anche già fatta la doccia, anche già mangiato, sono ormai le 10:15 e ho dovuto aspettare fino alle 9:30 perché hanno mandato il calendario delle interrogazioni di spagnolo, quindi ho dovuto prenotare il giorno in cui volevo andare. Non so se anche voi nella vostra classe fate così per le interrogazioni programmate, ma noi sì, quindi ogni volta è un'ansia perché cerchiamo sempre di prendere i posti ovviamente che ci fanno più comodo, ma non siamo da soli, ci sono anche le altre persone. Quindi sì, però ho preso il posto che volevo, quindi sono stracontenta. E adesso mi metto a letto, anche perché sono abbastanza stanchina e domani, non so se ve l'ho detto, forse ve l'ho detto nell'altro vlog, non mi ricordo. Comunque domani non vado a scuola perché ho il passaporto, alle 9:15 devo andare in questura a consegnare tutti i vari documenti. Quindi appunto anche se non vado a scuola voglio comunque alzarmi prestino in modo da andare a fare colazione fuori. In realtà dovrei anche stasera editare il video che voi avrete visto venerdì, ma mi sa che lo farò domani quando sarò tornata dalla questura, perché adesso onestamente ho soltanto voglia di guardarmi qualcosa su Netflix, dato che è tanto che non guardo né un film né una serie TV, quindi mi metto a scovare qualcosa a guardarlo e noi ci vediamo domani mattina. Buongiorno amici, allora sono già truccata e tutto, come vedete sono anche già tutta vestita, perché in realtà sono abbastanza in ritardo, nel senso che me la sono presa molto con calma. Avevo messo la sveglia alle 7 e mi sono alzata dal letto tra le 7:48, perché io rimango sempre lì un po' a cazzeggiare col telefono. E alla fine ho fatto tardi, adesso sono le 8:10, quindi speriamo di riuscire ad arrivare in centro in tempo per fare colazione e andare in questura, al limite colazione a salto, ma praticamente dovrei riuscirci anche perché manca ancora un'ora. Quindi sì, prendo la mia fantastica borsa con tutti i documenti, vi faccio vedere anche l'outfit. Lo sto
dimenticando. Allora ragazzi, ho messo questa felpa qui che non si vede perché è nera, comunque felpa semplice di Ralph Lauren. Il trench che ho messo anche l'altro giorno nell'altro vlog per andare a mangiare il sushi. Borsetta, ho dovuto prendere questa qua perché ovviamente avevo tutti i documenti da mettere dentro, quindi me ne serviva una un po' più spaziosa. Ho messo questi jeans super semplici di Shein, che tra l'altro hanno questa particolarità di abbottonarsi un po' più in là. Cioè non so come spiegarvelo, tipo ci sono queste due alette al lato che si possono abbottonare più in qua, non so ragazzi, vabbè, lasciamo perdere. Comunque permettono di non far star largo il jeans in vita, infatti mi sta perfetto. E poi ho messo le Dr. Martens per sembrare un attimino un po' più elegantina. Non è proprio il mio stile, però mi piace, devo dire, a volte mi piace variare. Mascherina e direi che possiamo andare. Fai la timida. Mi fa morire quando fa così. Ragazzi, sono tornata a casa e sono molto contenta perché ci ho messo molto meno del previsto. Pensavo tipo che ci fosse una fila infinita. In realtà no, cioè avevo l'appuntamento alle 9:15 e alle 9:15 sono entrata. Dentro la questura non c'era nessuno, c'era solo la ragazza appunto che si occupava dei passaporti, e fuori c'era la fila e lei ti chiamava in base all'orario che avevi. E sono entrata alle 9:15, ho fatto tutto in tipo 5 minuti, mi ha fatto anche mettere il ditino per prendermi le impronte digitali e poi sono tornata a casa. Infatti alle 9:45 ero già a casa, arrivata e molto bene. Cosa che devo assolutamente fare, devo editare il video. Tra l'altro mi sono di nuovo messa la parte sotto del pigiama. E quindi sì, devo assolutamente editare il video perché altrimenti non riesce a uscire per 1:30, ma teoricamente sono le 10, quindi ce la dovrei ampiamente fare. Eccomi qua ragazzi, ho finito di editare e pubblicare il video e ci ho messo un po' di più rispetto al previsto perché sono quasi le 2. Ma ho dovuto fare delle pause mentre editavo perché mi è venuto un mal di testa allucinante, quindi per spezzare un po' facevo delle pause di 20 minuti, 30 minuti circa, e ovviamente il tempo si è prolungato. Però adesso ho finito, devo dire che sto abbastanza bene, meglio sicuramente rispetto a prima, perché prima veramente c'avevo un mal di testa che non vi dico, e sto aspettando che mia madre arrivi da lavoro così poi mangiamo con mio padre. E nel frattempo che aspetto, volevo guardarmi il nuovo video di Elisa True Crime perché oggi è venerdì, quindi dovrebbe essere uscito teoricamente, vediamo. Esatto, eccolo qui il nuovo video di Elisa. Quindi nel frattempo che aspetto mia madre mi guardo il video, anche perché oggi pomeriggio sono abbastanza piena, nel senso che come vi ho detto ieri devo assolutamente finire gli appunti di francese, cercare di iniziare anche quelli di filosofia, e non ho moltissimo tempo per farlo perché alle 6 devo andare a fare aperitivo con Anna e Sha. Andiamo dopo non so quanti mesi, sicuramente è stato prima dell'estate l'ultima volta, quindi è passato veramente tanto tanto tempo, e abbiamo deciso di andare appunto a fare un aperitivo molto tranquillo in centro. Non so ancora bene in quale locale, quando siamo là poi decidiamo, tanto noi decidiamo sempre all'ultimo. E quindi non ho moltissimo tempo per occuparmi degli appunti, anche perché teoricamente io dovrei anche lavarmi i capelli, però non penso di riuscirci prima di andare a fare l'aperitivo. Però comunque adesso vediamo, magari ci metto meno del previsto a sistemare gli appunti e posso lavarmi i capelli. Tra l'altro ragazzi, vi volevo far vedere Aria che si è messa qui tutta rannicchiata, attaccata a me a dormire. È troppo troppo carina. Tra l'altro fino a qualche mese fa lei amava dormire lontano da noi, cioè nel senso io dormivo qua e lei si metteva sempre lì ai piedi del letto per dormire, quindi mai a contatto con noi, mentre ultimamente ha preso questa cosa di venire proprio attaccata a noi. Io mi ero messa qui seduta e lei, vedete, si è proprio messa attaccata a me per dormire, e non so, è troppo carina. Io ovviamente la sto disturbando, ma dovevo per forza farvela vedere. Eccomi qua, come vedete sono già pronta per uscire. Alla fine, a posto che fare francese, ho fatto la doccia anche perché ne avevo assolutamente bisogno. Poi è venuto mio fratello, quindi mi sono persa un po' in chiacchiere, e alla fine è arrivato il momento di prepararsi. Io mi sono vestita, ho fatto anche i capelli, me li sono anche lavata, e non so perché, ma onestamente non mi ci vedo più mossa. Infatti mi sono pentita di averli fatti così, mi vedo meglio liscia, ma vabbè, anche perché tipo, non so, cioè vengono strani adesso con questa lunghezza, quindi
si prova, ormai li ho fatti, mi sono anche già truccata, vi faccio vedere molto brevemente l'outfit anche perché è molto semplice. Ho messo questa magliettina qui nera semplicissima, i jeans di Bershka e poi ho messo le Zoom. E sopra sono indecisa se mettere il gilet, però penso che faccia un po' troppo freddo per mettere solo quello, oppure questo qui che è il giubbottino che ho fatto vedere in uno degli ultimi video riguardanti i must have da avere, che se vi siete persi vi lascio qui nelle schede. Giubbottino messo, scappo perché l'Anna ha già preso l'autobus e quindi tra 5 minuti passa anche da me. Mascherina presa e let's go! Allora ragazzi, eccomi qua, sono viva e vegeta. Sono ormai le 11, io sono tornata a casa da un po' di tempo, ma ho fatto delle cosine qui al computer. Mi sono poi struccata, in pigiamata, mi sono dovuta a rifare i capelli perché i boccoli erano praticamente andati via, più che altro perché fuori è veramente molto umido e soprattutto perché quando faccio la piega subito dopo aver fatto la doccia i capelli non mi durano niente. Comunque vi volevo far vedere cosa mi è arrivato oggi da Amazon, ovvero questa qui, che è una candela di Yankee Candle, quella nella versione gigante, enorme, ed è nella profumazione Midsummer's Night, e vi giuro ragazzi, sono troppo contenta, più che altro perché è la prima candela di Yankee Candle che prendo così grande. Le altre ho sempre preso quelle più piccoline, sempre nella, diciamo, nella boccetta in vetro, però quelle in formato più piccole, perché queste qui, grandi, costano 30 euro, quindi non poco, però ieri l'ho vista in promozione su Amazon, quindi non potevo non prenderla.